Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Prima che mi scriviate mille commenti tutti uguali, sì, ho tagliato i capelli. Ma tanto so già che nei commenti ci sarà solo scritto: Ferre, hai tagliato i capelli? Piuttosto ragazzi, oggi vi darò 5 consigli per cercare di non perdere coppe su Clash Royale. Siccome proprio in questo periodo che sono in scalata mi è successa una cosa bruttissima. Guardate, ho fatto il nuovo record, 2791 coppe, praticamente quasi a 2008. Ho pensato bene di perdere in un colpo solo 400 coppe, perché ho fatto degli errori madornali che voglio condividere con voi nella speranza che non facciate la stessa cosa pure voi. In ogni caso adesso sono a 2562, qualcosina ho recuperato, ma non ci siamo ancora al record precedente. Tra l'altro baule a random dove non troverò niente, chi l'avrebbe mai detto. Innanzitutto ragazzi vi dico che in questo periodo sto facendo delle sessioni per scalare, cioè delle serie di partite che nel mio caso sono di due, perché ho notato che in genere inizio a perdere dalla terza partita, quindi cerco di farne due ben concentrato e poi alla terza mi fermo e magari dopo un'ora, due ore, tre ore ricomincio. Se poi voi di partite ne fate 3, 4 o 5, ben venga, però il primo consiglio che voglio darvi è di smettere di giocare, cioè quando state perdendo fermatevi e magari ricominciate dopo un paio di ore. Appunto, ho fatto una partita giusto poco fa che ho vinto per fortuna e adesso farò poi la seconda con voi. In ogni caso vorrei mostrarvela un secondo. Allora, mettiamo per due. Era un livello 8 sto qua. Sono partito malissimo perché volevo farmi attaccare per difendermi alla prima mossa e ho fatto subito una cavolata partendo, perché guardate quante truppe le ho lasciato schierare. Adesso vi mostro il tutto un po' velocizzato perché sennò si dilunga troppo il video. Le ho lasciato buttare il moschettiere, la valchiria e il domatore, ragazzi. Mi sono difeso malissimo perché la torre inferno sul domatore ci stava, ma lo spaccamuro lì così proprio no. Mi sono preso subito un po' di hit, però sono ripartito e ho controllato abbastanza bene la partita. Adesso vedrete cosa ho combinato. Vedete che il gigante livello 8 ha fatto come al solito il suo dovere. Il moschettiere l'ho contrastato facilmente con i goblin che ho potenziato tra l'altro a livello 9 di recente. Sono ripartito di nuovo col gigante, che anche in questo caso ha fatto i suoi hit tranquillo e ha fatto fuori la torre, fantastico. Adesso sapevo che mi avrebbe attaccato, quindi sono stato in difesa. E infatti se non sbaglio mi butterà il domatore, eccolo lì, torre inferno giustamente sul domatore. Aveva sta veleno che era veramente fastidiosa. In ogni caso adesso che l'ho distrutto una torretta vado col gigante direttamente nel suo campo, che è veramente fastidiosissimo per l'avversario. Di nuovo qua mi riparte con sta maledetta valchiria, sto maledettissimo moschettiere, mi fa fuori una torre a colpi di veleno. Però io comunque riparto col gigante che tanca da dio come sempre, e buttando un secondo gigante riuscirò senza grossi problemi a farli fuori anche la seconda torre, ragazzi. Non è stata una partita difficilissima, però sono partito veramente male e sono quegli errori che possono mettere in gioco tutto l'esito della partita. In ogni caso, anche facendo delle sessioni vi capiterà sicuramente ogni tanto di perdere, perdere e perdere. Quando si entra in questo circolo vizioso di sconfitte, che cosa bisogna fare? Il secondo consiglio che voglio darvi è proprio quello di non cambiare deck, cosa che io invece ho fatto e è stata fatale, perché ho perso ben 400 coppe come vi dicevo prima. Ho provato sia questo deck qua col gigante royale, sia il deck che c'era prima qua, che adesso non c'è più, con il domatore. Quindi se non bisogna cambiare deck, che cosa bisogna fare? Continuare a giocare con lo stesso? No, vi voglio dare il terzo consiglio, ovvero sfruttare il clan, ragazzi. Tra l'altro guardate quanta gente che chiede carte. Cosa fate voi ragazzi? Andate in chat, parlate con i vostri amici, dite che state perdendo come dei ghini. Senz'altro i vostri compagni di clan sapranno darvi dei consigli e magari riuscirete a ripartire con le vittorie. Se nonostante questo continuate a perdere, fate quello che potrebbe succedere anche semplicemente giocando con i vostri compagni di clan, ovvero provate a cambiare una carta, ragazzi. Certe volte cambiare una carta stravolge veramente tutto. Ad esempio questo deck è diventato molto più forte quando ho deciso di mettere così gli spiriti di fuoco. Ovviamente vale sempre la regola che se cambiate una carta prima di provarla in globale, provatela con i vostri compagni di clan, perché credetemi che è molto più facile scambiare una carta che magari è giusta con una che assolutamente è sbagliata. Chiudiamo il discorso con il quinto e ultimo consiglio che vi do, ovvero se state perdendo persino le mutande, ragazzi, allora a quel punto stravolgete tutto, cambiate il deck, cambiate tutto, cambiate il modo di giocare, testate di qua, testate di là, provate pure nel trading camp, ma cambiate, perché se continuate a perdere vuol dire che non riuscirete più a risalire. Adesso dopo tutto questo bel discorso andiamo in globale per farci fare un culo così. Sarà un buono alla prima, quindi anche se perdo, ragazzi, ve lo caricherò così. Allora, livello 9,
Partiamo con una mano di merda, però potremmo riuscire a difenderci perché abbiamo la torre inferno. Terrei subito pronta la palla di fuoco. No, gigante royale, guarda caso, al 10. Bene, ragazzi, siamo fottuti al quadrato. Arcieri al 10, siamo fottuti veramente elevato al cubo. Proverei così a caso con gli spiritali di fuoco. No, estrattore, ci butto la fireball, che è un buon modo per iniziare a temporeggiare un attimino. Per cominciare ad attaccare con questo deck devo avere il gigante alla mano, altrimenti non riesco a partire, ragazzi. Mi parte con i Barbarozzi, lo stronzone. Qua ci farei una combo, spacca muro e spiriti di fuoco. Vediamo un po'. Ok, bella combo che mi è uscita. E me li fa fuori malamente, ma va bene, ci butto gli sgherri dietro il gigante. E mannaggia lui, mi ha buttato l'orda di sgherri, che è veramente una stronzaggine. Allora, andiamo a fargli un po' di vita alla torre. Ok. Sto qua è forte, ragazzi, ha le carte ben livellate. E io già sento il bruciore di culo. Ok, bellissimo l'estrattore lì, una bella fireball, tranquilla. Ok, facciamo un po' di hit importantissimi a questo punto sulla torre. E li indeboliamo con l'estrattore di merda, perché secondo me c'è qualche carta che ci vuole fregare questo qui. Ok, di nuovo barbari, quindi stiamo molto attenti. Di nuovo la combo di prima, ragazzi. Vole. Vai col gigante, fantastico. Gigante royale. Gigante royale, torre inferno assolutamente. C'è pure il domatore, quindi torre inferno assolutamente, veramente, assoluto, totale proprio. Cosa sto dicendo? Torre fatta fuori, comunque, nonostante la mia follia cronica. Ok, barbari fatti fuori, torre inferno su quello stronzone lì. Adesso proviamo a fare una cosa che è un po' rischiosetta, però dai. Ok, aspettate, non riesco a farla. Dico tanto faccio le combo, poi non le faccio. Eccolo lì il domatore di merda che arriva. Me la fa fuori la torre puntualmente. Gigante, bombarolo dall'altra parte così. Spiriti di fuoco perché sapevo che mi buttava quei barbari del cazzo. Vai forza, fate fuori quella torre di merda, grazie. Niente, li facciamo un po' di hit, ma nulla da fare. Sgherri, goblin, aspettiamo un attimo. Vai, così col gigante. Avrai barbari sicuramente, lo sapevo. Tanto mi frega lo stesso perché la sento troppo male sta partita. Non me la sento per niente proprio. Allora, quell'orda di sgherri, ci butto gli spiritali del fuoco lì che ci stanno proprio bene. Oh, che bella soddisfazione vederli morire. Vai, torre inferno, targhetta come se non ci fosse un domani. No, arriva il domatore a scassare le balle. Mamma mia, il domatore. Troppi arcieri per i miei gusti. Devo perdere come una merdaccia. Io già mi immagino i commenti, ragazzi, perché sotto i miei video di Clash Royale sono tutti dei fenomeni, tutti a 4.000, a 8.000, a 500.000 coppe. Quindi ragazzi, come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che date sotto ogni mio video, vi invito a fare un salto in descrizione, almeno non dovete chiedermi come al solito come si chiama la canzoncina di fine video, e soprattutto potete seguirmi sui social, dove lì siete sicuri che una notifica o qualcosa vi arriva, perché qua su YouTube i feed non si sa dove sono finiti, se li deve essere mangiati il gigante, cosa ne so. Ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!